In questa seconda video lezione affronteremo la situazione degli Stati Uniti all'interno della crisi del 29. Come dicevamo nella precedente video lezione, gli assetti commerciali mondiali si modificano in conseguenza delle difficoltà e del calo della produzione che i paesi europei incontrano appunto proprio a causa del conflitto e dell'esaurimento delle risorse che il conflitto comporta. Chi approfitta di questa situazione? Ne approfittano altri paesi extraeuropei che erano stati fino a quel momento tenuti fuori dal mercato internazionale, e in particolare gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti approfittano della guerra per aumentare le esportazioni verso i paesi europei alleati e verso i paesi neutrali. Non essendo questi paesi in grado di sostenersi con la propria produzione, fanno ricorso alle merci americane. Il che comporta che in questo periodo i prezzi dei prodotti industriali e delle materie prime salgano per aumento della richiesta, evidentemente. Questo innesca un meccanismo che spinge i produttori americani, soprattutto i produttori agricoli, ad investire per aumentare la produzione delle merci. Che significa? Che la guerra stimola la produzione agricola americana e fa sì che gli agricoltori americani adoperino per aumentare la superficie coltivata a frumento, acquistando nuove terre a prezzi gonfiati dall'inflazione bellica. La conseguenza è evidentemente che per questi agricoltori i prezzi delle terre salgono e, in vista di guadagni sempre maggiori, sono disposti a contrarre dei debiti con le banche per poter acquistare nuovi terreni da mettere a coltura. Subito dopo la guerra, gli Stati Uniti attraversano una breve fase di depressione economica, fisiologica, appunto, come conseguenza del conflitto, ma questa depressione economica non è in grado di arrestare la crescita economica statunitense. Una crescita che vede ritmi molto accelerati e che fa aumentare la produzione agricola industriale a livelli mai toccati in precedenza. Quali sono i motivi di questo cambio di passo? Evidentemente i motivi vanno cercati nelle premesse che abbiamo visto nella prima video lezione, ovvero nella mancanza di concorrenza da parte dei paesi europei. L'Europa, ripeto, era uscita profondamente indebolita dal conflitto. La prima potenza industriale prebellica, la Germania, aveva visto l'esaurimento delle proprie risorse economiche e produttive drenate dall'impegno della guerra. C'è da dire poi un altro problema che riguarda la Germania all'indomani della Prima Guerra Mondiale ed è il problema delle condizioni di pace. La Germania era il paese più popoloso d'Europa, ma dopo la Prima Guerra Mondiale vede il proprio territorio decurtato del 13%, quindi di una buona parte. La popolazione ridotta di conseguenza del 10%. E queste perdite significavano in termini economici la
l'ammanco del 15% delle terre arabili, dei tre quarti dei giacimenti di ferro, di quasi tutta la produzione di zinco e di un quarto delle risorse di carbone. Questo, in parole povere, che cosa significa? Che la potenza economica tedesca è profondamente ridotta, è fortemente messa in crisi proprio dalle condizioni di soluzione del conflitto, del primo conflitto mondiale. La Germania in questo modo viene tagliata fuori dal panorama commerciale internazionale. Ultimo aspetto da tenere presente riguarda gli indennizi di guerra. La Germania doveva corrispondere una quantità di denaro impressionante come riparazione dei danni della guerra. Denaro che doveva, nelle intenzioni di alcuni dei paesi seduti al tavolo delle trattative, ovvero la Francia in particolare, doveva fare in modo che la Germania non fosse in grado di risollevarsi economicamente per un lungo periodo. Ma nel panorama europeo manca all'appello anche la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, che già prima del conflitto pagava il prezzo di non essere stata in grado di mantenere i livelli di crescita che aveva sostenuto nella prima rivoluzione industriale. Sapete che la Gran Bretagna è protagonista della prima rivoluzione industriale, ma rallenta fortemente quando c'è la seconda rivoluzione industriale, quindi la rivoluzione che fa perno sulla chimica, sulle nuove tecnologie, che vede l'ingresso di nuovi paesi, soprattutto la Germania per quanto riguarda l'Europa, e nella quale la Gran Bretagna cede il passo alla Germania. Quindi la Gran Bretagna non era già riuscita a mantenere lo stesso livello di vitalità dell'economia che aveva nel caso della prima rivoluzione industriale, ma soprattutto a causa del conflitto vedeva le proprie casse completamente svuotate e la propria produzione industriale in grave sofferenza. C'è poi una situazione che riguarda i debiti di guerra dei paesi europei. I paesi europei avevano contratto prestiti tra loro e con gli Stati Uniti. Una volta finita, la guerra, però, sembra chiaro ai paesi europei che questi debiti che sono stati contratti siano di fatto inesigibili e che quindi siano dei debiti solamente nominali. Nel caso invece dei debiti contratti con gli Stati Uniti, la situazione è diversa. Gli Stati Uniti vedono nei prestiti concessi all'Europa un'iniziativa commerciale e questo fa sì che gli Stati Uniti facciano pressione sui paesi europei per ottenere il denaro concesso durante il conflitto. Terzo aspetto della situazione degli Stati Uniti è legato a quanto dicevamo prima, ovvero all'aumento rapidissimo della produzione sia agricola che industriale. L'economia americana beneficia di questo spazio di mercato lasciato vuoto dall'Europa per crescere tanto da permettere una distribuzione dal punto di vista occupazionale della popolazione
in settori che prima erano minoritari, come il settore terziario. La produzione americana quindi soppianta la produzione europea tanto nei mercati europei quanto nei mercati extraeuropei. E i miglioramenti economici si vedono dal fatto che a metà degli anni 20 gli Stati Uniti sono il primo paese che vede nella distribuzione occupazionale della propria popolazione un superamento del settore agricolo e del settore industriale da parte del settore terziario. Quindi, la produzione di servizi supera la produzione di beni reali. Soprattutto la produzione agricola beneficia di questa situazione favorevole. Negli Stati Uniti si struttura un sistema di produzione agricola di tipo pienamente capitalistico. Che cosa significa? Come vediamo da questo schema, significa che si instaura un rapporto circolare tra investimenti, guadagni e capitali da investire. Cosa significa? Significa che sapendo che c'è richiesta di materie prime, i contadini hanno bisogno di capitali da investire. Quindi, i capitali da investire comporta che vi sia un aumento appunto di denaro, di richiesta di denaro da investire nelle produzioni agricole, in questo caso. L'aumento di investimenti comporta di conseguenza un aumento dei guadagni. Perché? Perché ovviamente aumenta la produttività e quindi aumenta la quantità di denaro che appunto si può guadagnare. E a sua volta, aumentando la quantità di denaro che si può guadagnare, aumentano anche gli investimenti. Questa struttura circolare di progressivo aumento della produzione è una struttura tipicamente capitalistica, in cui all'aumentare degli investimenti segue un aumento dei guadagni e un aumento dei guadagni comporta una destinazione di una parte dei guadagni al reinvestimento per una costante. Per un miglioramento della produttività costante. C'è quindi una situazione negli Stati Uniti tale per cui la produzione agricola è notevolmente aumentata. A questo punto interviene un altro fattore che non era stato tenuto in considerazione fino a quel momento, ossia la possibilità da parte dei paesi europei di ritornare sul mercato. Questa fu una condizione che non era stata calcolata da parte di nessuno, né da parte degli americani né tantomeno da parte degli europei. Perché? Una volta usciti dal conflitto, i paesi coinvolti nella prima guerra mondiale vogliono occupare nuovamente quell'area di mercato che erano state lasciate vuote con la loro uscita, appunto,
dal mercato per motivi legati alla guerra. E gli europei, governi europei, in realtà sono così miopi da non rendersi conto del fatto che i mercati che prima erano pertinenza dell'Europa oramai erano pertinenza di altri paesi. E che quindi l'idea di ritornare in una condizione prebellica come se nulla fosse era qualcosa di assolutamente impossibile. Non rendendosi conto di questa situazione, i paesi europei riprendono la produzione industriale negli stessi settori che erano stati occupati nel frattempo da altri paesi, il che comporta quella che in termini tecnici si chiama una crisi di sovrapproduzione. Il mercato viene completamente saturato dalle merci che arrivano contemporaneamente da paesi europei ed extraeuropei. E di conseguenza, essendoci troppe merci sul mercato, i prezzi di queste merci crollano al di sotto dei costi di produzione. Qual è la reazione degli agricoltori americani? Cioè di quelli che erano stati più coinvolti dall'apertura di nuovi mercati a livello mondiale. Gli agricoltori americani si erano, come abbiamo già visto, fortemente indebitati per aumentare la produzione agricola, convinti del fatto che questa situazione non poteva che continuare e migliorare. In questo momento in cui il mercato è completamente invaso da merci che arrivano tanto dagli Stati Uniti quanto dall'Europa, gli agricoltori non riescono a rientrare dei debiti, quindi degli investimenti fatti per aumentare la produttività e di conseguenza non riescono a rifondere i debiti che hanno contratto con le banche nel periodo di espansione economica. Che cosa significa? Significa che le banche che avevano prestato denaro agli agricoltori non riescono a ottenere il denaro che hanno concesso. A questo punto, le banche sono costrette a ricorrere a dei prestiti a loro volta. C'è da fare una premessa, e cioè che il sistema bancario americano dell'epoca era un sistema suddiviso tra banche molto piccole, banche medie e le grandi banche, che gestivano ingenti somme di denaro. Le banche che operavano a livello locale erano banche più che altro rurali, banche che avevano un bacino d'utenza piccolo, che avevano un capitale ridotto, molto ridotto, e che finanziavano i produttori locali per spese piuttosto contenute. Questa rete di piccole banche si trova improvvisamente in grande sofferenza e per evitare di chiudere deve chiedere denaro alle banche medie, che quindi a delle banche più grandi di quelle rurali che non operano direttamente sul mercato appunto agricolo, sul mercato periferico. E queste stesse banche medie quindi si trovano a prestare una gran quantità di capitali. Non trovandosi
trovando soluzione alla crisi di sovrapproduzione, tanto le banche piccole quanto quelle medie restano in sofferenza e così a catena il problema si diffonde anche alle grandi banche a cui le altre banche chiedono prestiti per poter sostenere questo ammanco di capitali. Vediamo allora che c'è una sorta di contagio a catena del sistema bancario americano che a causa dell'impossibilità di rientrare dei capitali prestati agli agricoltori, soprattutto agli agricoltori americani, si trova appunto nella condizione di avere grandi ammanchi nei propri bilanci. Questa situazione di fragilità del sistema bancario rappresenta la condizione preliminare che fa da premessa immediata a quello che sarà il crollo della borsa di Wall Street del 24 ottobre del 1929.